Passeggiare per Roma è anche ammirare le belle scenografie delle sue piazze ornate dalle fontane, quelle storiche le più belle. Piazza Navona, con le sue tre fontane e l'obelisco che il Bernini innalza arditamente sui quattro fiumi del mondo. Quella della Rotonda con il Pantheon dedicato un tempo a tutti gli dèi. Piazza di Trevi con il capolavoro del Salvi sono solo alcune delle piazze di Roma ornate da una o più fontane. Rifornirsi d'acqua, essenziale elemento di vita, è sempre stata un'esigenza primaria per l'uomo in tutte le epoche e per tutte le popolazioni. E l'uomo ha sempre cercato di tenersi vicino all'acqua, costruendo i propri insediamenti, le proprie città lungo i fiumi o presso sorgenti o sulle rive di un lago. Ma il popolo che più di ogni altro seppe sfruttare le risorse idriche con tecnologie d'avanguardia fu quello dei Romani, che costruirono un'imponente rete di acquedotti, le cui vestigia, ancora presenti nella campagna romana, hanno ispirato molti artisti e che Goethe, nel suo viaggio in Italia, definì una successione di archi di trionfo. Queste grandi vie d'acqua alimentavano fontane pubbliche e private, naumachie e grandi terme. L'organizzazione di questa grande rete di acquedotti è pervenuta fino a noi grazie al ritrovamento dell'antico trattato degli acquedotti della città di Roma, di Sesto Giulio Frontino, curatore delle acque nel primo secolo d.C., ritrovato nel 400 dall'umanista toscano Poggio Bracciolini. Ma torniamo indietro nel tempo, e nel V secolo della nostra era assistiamo alle invasioni barbariche che mettono fine all'unità creata da Roma con il dissolvimento del mondo antico. E gli acquedotti e le terme, gloria di Roma, cadono in progressiva rovina. L'acqua del Tevere torna così ad essere la principale fonte di rifornimento idrico per le necessità della popolazione, ormai ridotta a poche decine di migliaia di abitanti. Nasce in quell'epoca il mestiere dell'acquarolo, che con il suo ciuchino carico di botti gira per Roma a vendere acqua. Questo mestiere, mi insegnò Pasquino, di vendere acqua per comprare il vino. Mestiere importante quello dell'acquarolo, tanto da essere immortalato nella cinquecentesca fontana del Facchino a Via Lata. Solo nel Cinquecento, nella Roma dei Pontefici, si ripristinano antichi acquedotti e vengono costruite scenografiche fontane, quelle che ancora oggi è possibile ammirare. Poste lì al centro della piazza a caratterizzare il potere politico e l'impegno sociale dei pontefici, le fontane nel 500 e 600 diventano elemento urbano fortemente aggregante, intorno a cui si organizza la vita della città. Ma queste nuove strutture, gli acquedotti e le fontane, richiedono un costante impegno delle autorità e molti sono gli editti che riguardano la loro manutenzione e le pene da infliggere per i danni causati al loro corretto funzionamento. Già con gli statuti del 1363 le autorità comunali dedicano attenzione al buon uso dell'acquedotto Vergine, unico sopravvissuto di quelli antichi, sia pure non più allacciato alle sorgenti originarie e che a stento alimentava una piccola fontana a Piazza di Trevi. Ai marescalchi della Curia Capitolina e ai conservatori stessi viene fatto obbligo, sotto giuramento, di vegliare sull'acquedotto e di accertarsi che non si aprano allacci abusivi. Ma è solo con il ripristino di altri acquedotti,
la costruzione di tante fontane e l'allaccio a molte case private, che si viene a creare un vero e proprio esercito di ispettori e fontanieri, ingegneri delle acque, che vediamo al lavoro in questi vividi schizzi del 1700. Ed è nel Palazzo della Sapienza, sede dell'Archivio di Stato di Roma, custode di un ingente patrimonio archivistico, che si possono ripercorrere le vicende legate al ritorno dell'acqua a Roma. Con la nomina di Francesco Borromini ad architetto della Sapienza, questa struttura architettonica acquista uno straordinario carattere. Il suo nome, in particolare, è legato alla costruzione della chiesa di Sant'Ivo e della biblioteca alessandrina. Fare una ricerca nell'Archivio di Stato di Roma è un'avventura affascinante, una vera e propria esplorazione in un territorio pieno di sorprese, che permette di rintracciare quel filo che collega carte e archivi diversi e di unire il nostro passato al presente. Il fondo della presidenza degli acquedotti urbani, quello delle strade, gli archivi notarili e quelli finanziari, ci offrono un quadro completo della riqualificazione urbanistica della città, inaugurata dai pontefici a partire dalla metà del 400 e in particolare il ritorno dell'acqua corrente a Roma nel secolo successivo. Già nella prima metà del 500 si esprimono dubbi sulla bontà e salubrità dell'acqua del Tevere, allora utilizzata da gran parte dei romani. Si evidenzia così la necessità di ripristinare almeno uno degli antichi acquedotti di Roma. Ma è solo il 18 luglio 1561, nell'anno secondo del pontificato di Pio IV, che dai progetti si passa ai fatti concreti. In quel giorno, infatti, viene stipulato il contratto tra la Reverenda Camera Apostolica e l'architetto Antonio Trevisio per il ripristino dell'acquedotto Vergine fino alle originarie sorgenti di Salone. Detto Trevisio si impegna quindi, davanti al notaio Geronimo da Tarano, di provvedere affinché i lavori siano finiti fra termine di un anno. Unica deroga dal mantenere questo impegno, un impedimento giusto, cioè peste e guerra in queste parti, tale che impedissero questo lavoro, che in tal caso non dover essere obbligato a cosa alcuna. Peste e guerra non ce ne furono, ma dopo 5 anni i lavori erano ancora a metà dell'opera. Imperizia dell'architetto? Un inaffidabile professionista? Molti così la pensavano del Trevisio, e alla sua morte il comune ottiene dal nuovo Papa Pio V di affidare i lavori ad un uomo di sua fiducia, Giacomo della Porta, architetto del popolo romano. E finalmente, nell'agosto 1570, l'acqua vergine sgorga nuovamente abbondante dall'antica fontana del Treio, rinnovata da Leon Battista Alberti nel 1453. Sostituita nel 1640 da una del Bernini rimasta incompiuta e nel 1700 dallo splendido capolavoro del Salvi,
uno dei luoghi simbolo della città, meta di turisti che per tradizione vi gettano monetine come impegno e auspicio di un loro ritorno a Roma. Presso il fondo della Presidenza degli Acquedotti Urbani è conservata la storia dei lavori di quest'opera. Relazioni, mandati di pagamento a fornitori, artigiani e artisti ci permettono di immergerci nella realtà del tempo e di penetrare l'anima del monumento. Vista la buona riuscita dell'Acquavergine, nel settembre del 1570 Pio V decide di istituire una congregazione deputata su quell'acqua. E in una delle sue prime riunioni questa decide la costruzione di ben 18 fontane. E da quel momento la congregazione esautora di fatto le magistrature comunali competenti sulle acque. Nel 1572 a Piazza del Popolo, allora un semplice spiazzo sterrato, viene costruita da Giacomo Dalla Porta la prima fontana di Roma moderna, presto affiancata da un obelisco egizio. E la piazza, ormai compresa in un piano importante di urbanizzazione, si avvia ad essere l'ingresso trionfale della città. I contratti per la costruzione della fontana li troviamo nel fondo dei notai di Acque Strade e a Piazza Nicosia vi è ancora l'antica vasca. Molte furono nel corso del Cinquecento le fontane costruite e alimentate dall'acqua vergine, in particolare quella di Piazza della Rotonda. Qui la fontana disegnata da Della Porta e rimaneggiata nel Settecento con l'aggiunta della scogliera e dell'obelisco al posto dell'originario catino, non è solo un ornamento della città, ma diventa il punto centrale di un importante mercato di verdura e pesce intorno al quale si organizzano le strutture ancora provvisorie dei banchi di vendita. Nel 1710 le strutture in legno vengono trasformate in costruzioni in muratura e presso l'Archivio di Stato di Roma è conservata la richiesta alle autorità per effettuare tale cambiamento. Piazza Navona. Per circa quattro secoli questo luogo, popolare e nobile nel contempo, ha rappresentato quello che in altre città è stata la piazza comunale e quella del Duomo. Qui l'acqua arriva nel 1574 e subito si erigono due fontane ai lati opposti della piazza e dal centro un abbeveratoio per le necessità del mercato che viene ripristinato per breve tempo negli anni 30 del Novecento, il cui ricordo rivive nelle bancarelle del periodo natalizio. Ma la piazza non è solo mercato. La vicinanza dell'università, di palazzi nobiliari, della cancelleria vaticana e, non ultima, di una chiesa dedicata ad Agnese, giovane martire cristiana, ne fa un luogo di incontro dove si svolgono anche tornei, giochi e feste come in occasione dell'allagamento della piazza, un tempo leggermente concava verso il centro. Nel 1651 viene completata la Fontana dei Fiumi ad opera di Gian Lorenzo Bernini. L'acqua vergine raggiungeva anche altri punti della città, alimentando diverse fontane per arrivare poi a Campo dei Fiori, dove, a servizio del mercato, vi era la Fontana della Terrina, oggi a Piazza della Chiesa Nuova.
L'acqua vergine era riuscita a servire buona parte della città, ma per la scarsa pressione non poteva raggiungere i colli come l'Esquilino, il Viminale e il Quirinale, che pur essendo le zone più salubri della città, erano rimaste disabitate appunto per mancanza d'acqua. Il problema, già affrontato dalla congregazione sopra le vie e le fonti nella riunione del 26 maggio 1583, di cui si conserva il verbale, fu risolto 2 anni dopo da Sisto V. Questo pontefice, il Papa Tosto, come lo definisce il Belli in un sonetto, in soli 5 anni operò una profonda riforma, ristabilendo ordine nello Stato e rinnovando l'urbanistica della città con l'apertura di nuove vie ed innalzando antiche colonne ed obelischi per il decoro di Roma. Ma la sua opera più importante è l'acquedotto Felice, che finalmente riportava l'acqua corrente nelle zone alte della città. Nell'area oggi occupata dalla stazione Termini sorgeva la villa del pontefice e proprio lì passava l'acquedotto, lasciandovi ben 66 once d'acqua per alimentare le splendide fontane dei suoi giardini. E sono proprio le esigenze della villa e della nuova residenza del Quirinale in via di costruzione che accorciano i tempi di realizzazione dell'acquedotto. Infatti, dal 1 giugno 1585, data in cui è erogato il contratto di acquisto delle sorgenti di Pantano dei Grifi di proprietà dei Principi Colonna, e l'inaugurazione della mostra terminale, la Fontana del Mosè, passano meno di 2 anni. Della spesa di circa 300.000 scudi che furono necessari per la realizzazione dell'acquedotto, la cui responsabilità generale fu affidata dal pontefice al cardinale Federico de' Medici, si conserva un'ampia documentazione nel fondo della Presidenza degli Acquedotti Urbani. Sisto V assegna poi la responsabilità di questo nuovo acquedotto ad una congregazione di 6 cardinali preposta alla cura delle vie, dei ponti e delle acque. Con la Suprema Cura Regiminis del 15 febbraio 1590, che troviamo nel Bullarium, raccolta di bolle pontificie, il Papa definisce l'aspetto normativo dell'amministrazione dell'acqua, indicando i vari poteri attribuiti alla congregazione. Inoltre, per provvedere al lato finanziario, Sisto V pensa anche al futuro dell'acquedotto e dispone l'assegnazione di 91 luoghi di monte, le cui rendite vengono destinate alla sua manutenzione. E così Papa Sisto scrive della sua impresa. Nella piazza di Santa Susanna abbiamo costruito la fontana principale, splendidamente ornata con 4 colonne e 3 archi. In tale fontana l'acquedotto spande con grande abbondanza e con sonoro strepito 3 vene d'acqua da altrettante bocche. Con l'arrivo dell'acqua i colli si popolano e nei decenni successivi vi vengono costruite sontuose residenze come Palazzo Barberini. Dalla Fontana del Mosè l'acquedotto va verso il Quirinale lungo via 20 Settembre, già via Pia, e all'incrocio con l'antica Via Felice alimenta 4 fontane. Addossata alla chiesa di San Carlino, geniale esempio della fantasia del Borromini, il Tevere con la lupa e la cornucopia. Negli altri cantoni la fontana con il fiume Arno e quella delle due dee, Diana e Giunone. A Piazza del Quirinale, ai piedi dei Dioscuri, statue un tempo erroneamente ritenute di Fidia e di Prassitele, l'architetto Giacomo Dalla Porta progetta una fontana dalle forme mistilinee, sostituita nel 1818 da un ampio catino circolare, già utilizzato per una fontana nel campo vaccino. Il progetto della nuova fontana è conservato presso l'Archivio di Stato di Roma nella collezione di disegni e mappe. Nel corso del 600 continua la costruzione di fontane
e Papa Urbano VIII Barberini incarica Gian Lorenzo Bernini di erigerne ben due nella piazza ai piedi del Palazzo di Famiglia, quella del Tritone al centro della piazza e quella delle Api, ora all'angolo di Via Veneto. Il percorso dell'acqua felice, così chiamata dal nome di battesimo di Sisto V, raggiunge tutte le parti sopraelevate della città sulla sponda sinistra del Tevere, compreso il Campidoglio, da dove prosegue fino alla Bocca della Verità. Ed è qui, nella conca vulcanica del lago di Bracciano, che sgorgavano le sorgenti di quell'antico acquedotto, nei pressi di Trevignano. Le acque delle molte sorgenti, circa 40, venivano poi convogliate in un condotto che seguiva la riva del lago lungo la strada che stiamo percorrendo tra Trevignano e Anguillara, nei cui pressi, per aumentare la portata dell'acquedotto, Paolo V fa costruire un impianto per la captazione delle acque del lago, il cui sempre maggiore utilizzo porterà ad un'impurità tale che a Roma verrà coniato il detto vale quanto l'acqua Paola, cioè poco e niente. Ed in questa piantina della metà del 600 si possono vedere, indicati da una freccia rossa, il condotto che portava l'acqua delle sorgenti, la città di Anguillara in alto a sinistra e il Castellum Vici per la raccolta delle acque del lago. Dopo circa 50 chilometri l'acquedotto arriva a Roma costeggiando la via Aurelia Antica e sul colle del Gianicolo la sua mostra terminale, la monumentale fontana chiamata dai romani il Fontanone. Opera degli architetti Domenico Fontana e Flaminio Ponzio, fu inaugurata nel 1612. Nel 1612 Paolo V istituisce anche la congregazione sull'acqua Paola con la bolla in sede Beati Petri e ad essa viene affidata la cura, custodia e conservazione dell'acquedotto, dandogli anche il potere di concedere e di vendere acqua. Allo stesso modo di Sisto V, il pontefice provvede all'assegnazione di 200 luoghi di monte, le cui rendite vengono destinate ai bisogni dell'acqua Paola. Dai documenti dell'Archivio di Stato di Roma possiamo ricostruire com'era la zona nei tempi passati. La fontana senza l'ampia vasca e alle sue spalle l'orto botanico, su un terreno donato da Alessandro VII all'Università della Sapienza. L'ampia spianata a fronte della fontana, per il fresco ponentino che vi ispirava dal mare nelle sere d'estate, divenne ben presto luogo prediletto di passeggio per popolani e ricchi signori. L'acqua che scendeva impetuosa ed abbondante dal Gianicolo divenne la forza motrice per molti opifici e per mulini da grano, come possiamo vedere in questo disegno allegato alla pratica di tale Baldassarre Quatrani, molinario in Roma. E sull'utilità della costruzione dei mulini che gli vorrebbe costruire, così egli si esprime in una lettera all'autorità. Saranno anche utili all'ocopio della Madonna dell'Orto, perché gli accresceranno 48 scudi l'anno di elemosina, perché è solito, quando le mole sono aperte, pagare 12 giuli al mese di elemosina, con la quale si meritano zitelle e si mantiene l'ospedale dei poveri. Dal Gianicolo, da dove si gode la più bella vista di Roma, si scende verso Trastevere.
fronte a Santa Maria in Trastevere vi è l'unica fontana pubblica del quartiere ai tempi di Paolo V, alimentata dal 1626 dall'acqua Paola ad opera del Bernini, che la sposta al centro della piazza. L'acquedotto attraversava il fiume correndo lungo Ponte Sisto per alimentare la seconda mostra dell'acqua Paola, spostata a fine 800 a Piazza Trilussa per i lavori di costruzione dei muraglioni del Tevere. Lungo via Giulia, la fontana del Mascherone, famosa un tempo perché in particolari occasioni vi si faceva sgorgare vino per diletto del popolo. Ed eccoci a Piazza Farnese, dove Paolo III vi fa trasportare un'antica vasca di granito egizio proveniente dalle terme di Caracalla. Vasca che, come vediamo in questa stampa, veniva anche utilizzata quale piccola tribuna per le corride che occasionalmente si svolgevano davanti al palazzo. Più tardi fu portata un'altra vasca di uguale fattura e con l'arrivo dei condotti dell'acqua Paola, ambedue furono adattate a fontane da Giacomo Rainaldi. Nella zona di San Pietro, che qui vediamo prima dell'abbattimento della spina di Borgo per far luogo alla moderna via della Conciliazione, dove l'acqua arrivava da una diramazione dell'acquedotto principale, alimentando molte fontane, si chiude la vicenda del ritorno dell'acqua a Roma fra 500 e 600.